La manifestazione è nata per portare alla luce e alla tradizione della Tiella Gaetana. Siccome le nostre donne, mia moglie, mia madre, mia nonna, facevano questa tiella a modo, diciamo, tradizionale, tradizionale con l'impasto di cozze, zucchine, di tutto quanto, di tutto. E così adesso la giuria farà i vari assaggi di tutte le tielle, farà un punteggio, poi è chiaro, può capitare di tutto. Chi è più bella, chi è più brutta, la TL, però io penso che a quanto ho visto le TL sono tutte bellissime. Sesta edizione di questa gara, perché avete scelto la TL di Pulpi quest'anno? È stata scelta la TL di Pulpi perché nel passato non si è mai fatta, quindi dopo broccoletti, scarole, baccalà, quest'anno è stata scelta la TL di Pulpi. Quanti partecipanti ci sono in questa gara? Siamo tre centri anziani, per cui ogni centro anziano ha 4 partecipanti. In totale sono 12 partecipanti, 12 concorrenti. Molto difficile giudicare queste TL? Beh, difficile no, perché figurati, erano veramente eccezionali tutte e 12. È stato difficile nel senso di scegliere la migliore, però la giuria si era data dei criteri. Io personalmente non ho potuto valutare l'aspetto, ma è stata valutata la tradizione, l'aspetto ed il sapore, quindi io mi sono limitata all'ultima, però devo dire che è stata un'esperienza bella, era la prima volta che mi capitava di essere in giuria per un tipo di manifestazione del genere, molto istruttiva, molto, molto simpatica, e complimenti a tutte le partecipanti. Come avete giudicato queste? Quali sono stati i criteri di giudizio? Il criterio di giudizio, prima il rispetto della tradizione, se la TL tiene l'orlo, gli affricelli come viene detto in dialetto, che fa diventare la TL una corona, poi se è bucherellata, se è sottile negli strati, se è ben condita anche la pasta. Poi per quanto riguarda gli ingredienti, gli ingredienti se si distinguevano all'interno o meno, e poi l'aspetto, se era una bella tiella, se la tiella era cotta, se la tiella era bionda, rosa, ecco, se era gustosa anche per quanto riguarda il palato, anche alla vista. Allora, questa manifestazione è nata 7 anni fa, un po' scopiazzata dal centro anziani di San Carlo, perché prima era circoscritto solo a quel centro. E l'ho fatta mia parlando sia col sindaco che con i tre presidenti, abbiamo cercato di portarla un po' per tutta Gaeta, cioè coinvolgere tutti e tre centri anziani. Prima si faceva con 3 persone di partecipanti, siamo arrivati a 12 persone partecipanti con un entourage di oltre 1000 persone, 1000 tra virgolette anziani, perché hanno una vita immensa, straordinaria. Allora, primo classificato è la signora Longardi Pannia. La regina della TL 2018. La regina, vabbè, tutti quanti uguali, tutti bravi siamo, non c'è né regina né vinta né vincitori, tutti uguali, complimenti alle altre. Cosa si prova aver vinto questa edizione? Una grande emozione, non me l'aspettavo proprio, e ringrazio a tutti quanti. Qual è il segreto? Che hanno votato, ringrazio. Qual è il segreto di una buona TL? Il segreto non lo dico a nessuno, ce l'ho per me, la ringrazio.